Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video degli Amici Otto Zampe. In questo video siamo qua per mostrarvi i cuccioli di Ramarro. Come è fatto? Questo è il cucciolo, quindi non è l'adulto ancora. Ed è molto molto piccolo e ha una colorazione grigia con dettagli sotto in verde, se si mostra, ma è curioso e vuole continuare a guardare la telecamera. Questi ramarri piccolini sono di facile allevamento, solo da stressare molto poco sarebbe meglio. Perciò ora lo rimettiamo giù, anche se ormai ha preso la mano e ha cercato di mordere, ma è normale. Saltano e scattano parecchio questi animali, perciò maneggiamento, a meno che siete abbastanza esperti e avete di domestichezza, sconsigliato. E ora vi spiego un attimo l'allevamento. Questa è una teca espositiva, perciò non è la sua vera teca. Infatti questo poi andremo a liberarlo. Ma se si vuole tenere in casa un cucciolo, andrebbe bene anche un box, fa una box del genere, delle dimensioni non esagerate, quindi un... sarebbe consigliato 30x30x30 o magari un po' più grande, fate un po' voi. E questi animali sono di facile, come ha detto, cura, solo serve un substrato, più consigliato di ghiaia, anche se si può fare di terra, e però deve essere terra come questa, costantemente secca e mai umida. Perciò fate attenzione molto a questi dettagli, perché sennò il vostro ramarro morirà molto probabilmente. Anche se io consiglio sempre sabbia. Detto questo, dopo la sabbia andrà posizionato un rifugio, magari anche più di uno, per esempio quello, ma potete anche prendere corteccio, quello che volete, basta che ci sia un rifugio. Altra cosa, possibilmente potete mettere dei rami in cui lui si può arrampicare. Se il terrario è abbastanza largo, abbastanza stimoli, per esempio non più un nascondigli, può anche non essere fatto. Ma se avete un terrario un po' più piccolo, senza, con un solo rifugio, andranno fatti altri stimoli, per esempio una roccia in cui lui si può mettere bella calda, in modo da prendere, da fare basking, da prendere riscaldamento. E magari, come ho detto, dei bastoni in cui lui si può arrampicare, può avere degli stimoli. Questa sarebbe la cosa principale. Ora parliamo di dieta. Principalmente cavallette, altri insetti da pasto, per esempio tarme della farina vanno bene, camole del miele, insetti. Detto questo, temperature e umidità. L'umidità secca, proprio secca. Potete mantenere un clima secco. E se riuscite potete fare anche una bella cosa, prendere uno scatolino, serve molto utile, fare un piccolo foro in cui lui ci può entrare, e con lo scatolino andrà messa una umidità piuttosto alta, proprio terra super umidificata, in modo che lui potrà togliersi la muta più facilmente. E un'altra ciotolina, un tappo di bottiglie in cui ci sarà l'acqua. Per quanto riguarda invece le temperature, allora, andrebbero bene anche 23-24 gradi, possibilmente, sì, la terrario dovrebbe stare sui 23-24 gradi. Nella zona calda però, dove andrà messo l'UVB o la zona di luce, un po' più caldo, in modo che lui può prendere i raggi solari. Umidità ho già spiegato. Detto questo... consigli, beh, non ho altro da aggiungere. Questo però riguarda solo il cucciolo, perciò questa non è ancora definitiva, è solo per i piccoli. Poi andrete a vedervi la nuova cura per gli adulti, che farò a breve sul canale. Ciao.